Torniamo a parlare di letteratura e lo facciamo parlando di un autore molto importante, un autore contemporaneo e ancora in vita, Alessandro Baricco. Vedremo insieme chi è questo autore e parleremo di una delle sue opere più popolari, Novecento. Con questo video potrai conoscere qualcosa in più sulla letteratura italiana e potrai fare anche un ottimo esercizio di comprensione orale dell'italiano. Chi è Alessandro Baricco? Alessandro Baricco è un personaggio estremamente poliedrico perché lui non è soltanto uno scrittore. Alessandro è un critico musicale, un drammaturgo, un conduttore televisivo, un conduttore radiofonico e chi più ne ha più ne metta. Questo Baricco ha l'arte nel sangue. Tra le sue opere letterarie più conosciute troviamo Oceano Mare e Seta, e tra le opere teatrali troviamo proprio Novecento. Esatto, perché Novecento è nato come un monologo teatrale. Vediamo cosa scrive Alessandro Baricco di questa opera. Ho scritto questo testo per un attore, Eugenio Allegri, e un regista, Gabriele Vacis. Loro ne hanno fatto uno spettacolo che ha debuttato al Festival di Asti nel luglio di quest'anno. Non so se questo sia sufficiente per dire che ho scritto un testo teatrale, ma ne dubito. Adesso che lo vedo in forma di libro, mi sembra piuttosto un testo che sta in bilico tra una vera messa in scena e un racconto da leggere a voce alta. Non credo che ci sia un nome per testi del genere. Comunque poco importa, a me sembra una bella storia che valeva la pena di raccontare e mi piace pensare che qualcuno la leggerà. Quindi in realtà lui non vuole incasellare questa opera all'interno di una categoria, un testo teatrale, un racconto. È un'opera e ha piacere che le persone la leggano. Ma di che cosa parla Novecento? Chi è Novecento? Novecento è la storia di un personaggio che nasce e vive su un transatlantico, il Virginia. Esatto, nasce e vive la sua intera esistenza su una nave. Come inizia la sua storia? Un giorno un marinaio di nome Danny Boodman trova sul pianoforte della sala da ballo di prima classe un neonato dentro a una scatola. Un bambino appena nato dentro a una scatola di limoni sopra un pianoforte. Il marinaio intenerito non può fare a meno di tenere il bambino con sé e decide di dargli il proprio nome, Danny Boodman, aggiungendo le parole presenti sulla scatola che contiene il bambino. T.D. Lemon. Danny Boodman T.D. Lemon. Non contento, aggiunge anche 900. Dopotutto il bimbo viene trovato nel 1900. Il bambino cresce con questa sorta di padre adottivo, il quale però morirà quando 900 ha 8 anni. Il protagonista si ritrova così da solo in balia delle ricerche della polizia. La polizia lo cerca in quanto questo bambino esiste ma non risulta da nessun documento burocratico. Novecento si fa di nebbia. Nessuno lo trova. Riapparirà dopo qualche giorno seduto a un pianoforte suonando melodie incantevoli. Tutti sono stupiti dal suo ritorno, ma soprattutto dal suo talento come pianista. Dove abbia imparato, nessuno lo sa. Forse è un talento innato ed è legato al fatto che è stato trovato proprio sopra un pianoforte, quando era appena nato. Da quel momento comincia il suo ruolo di pianista. Novecento diventa uno dei pianisti più talentuosi. Tutti ne parlano, diventa un pianista estremamente popolare e conosciuto proprio perché i passeggeri del Virginia ne parlano. Novecento stringe anche un'amicizia molto stretta con il trombettista della band per cui suonano.
parlano, condividono idee e esperienze anche intime. Novecento non ha mai messo piede sulla terraferma, eppure conosce il mondo attraverso i racconti e le parole dei passeggeri. Conosce le città più importanti del mondo, gli odori e i colori delle città. Arriva un giorno in cui decide di scendere sulla terraferma. Decide di scendere a New York, o almeno ci prova, perché dopo pochi gradini torna indietro. Non ce la fa. Il mondo è infinito, è troppo grande per lui, è troppo difficile da gestire. È più facile rimanere nello spazio limitato della nave a contatto con un numero limitato di tasti, che sono quelli del pianoforte. La maggior parte dell'opera è il monologo del trombettista amico di Novecento. È sempre lui che parla, tranne in un piccolo pezzettino alla fine dove vengono riportate le parole di Novecento, che spiega la scelta di ritornare sulla nave quel giorno. Mentre stava scendendo dalla nave, Novecento ha visto il mondo, si è reso conto della sua immensità e per lui un ambiente così immenso è difficile da gestire. Ricordiamoci che lui ha vissuto tutta la sua vita nello spazio di una nave, conosceva ogni angolo di questa nave e aveva un rapporto intimo, strettissimo con il pianoforte. E lui dice: lo spazio della nave ha un numero limitato di metri quadrati, il pianoforte ha un numero limitato di tasti, 88. Questi sono numeri conosciuti e facili da gestire, ma il mondo? Il mondo ha una fine, e se ce l'ha è estremamente più grande di una nave e più grande della tastiera di un pianoforte. Spaventato da questo spazio immenso e da questa infinità, Novecento decide di rimanere sulla nave. Decide di rimanere sulla nave fino alla fine, anche nel momento in cui la nave viene fatta esplodere, perché ormai, affrontata la guerra mondiale, non è più utilizzabile. Questa era la storia di Novecento. Conoscevi già quest'opera? Se la conoscevi già, spero che sia stato un ottimo esercizio di comprensione orale per te e un ripasso anche del suo contenuto. Se non la conoscevi e sei interessato o interessata a leggerla, trovi il link per l'acquisto su Amazon qui sotto. È un'opera che consiglio molto, è molto piacevole, è un libro anche molto sottile, quindi sono poche pagine, e potrebbe essere un ottimo esercizio per te e per il tuo italiano. Grazie come sempre per la tua compagnia e ci vediamo molto molto presto.